Satriano e la trasversale. Si è svolta ieri nella sala consiliare del Comune di Satriano una partecipata assemblea pubblica dove il sindaco Massimiliano Chiaravallotti ha illustrato il nuovo tracciato della trasversale. Allora, noi abbiamo organizzato oggi questo incontro per illustrare un po' a tutta la cittadinanza e a chiunque fosse interessato, anche del comprensorio, quello che è stato l'iter di questo ultimo anno e mezzo, diciamo, che porterà lunedì prossimo alla convocazione del Consiglio Comunale dove approveremo, la progettazione definitiva della trasversale delle Sere per quanto riguarda il tratto, la famosa Gagliato Mare. Abbiamo ritenuto opportuno fare questo incontro per precisare delle inesattezze che spesso vengono dette da chi non ha approfondito l'argomento. E quindi con l'incontro di oggi noi vogliamo un po' illustrare innanzitutto le differenze tra il percorso che aveva avuto l'approvazione del progetto preliminare nel 2011, poi successivamente è stato bocciato, e quindi con la formazione del nuovo percorso. Quindi innanzitutto spiegare i motivi per cui non c'è più quel progetto e ora c'è questa progettazione definitiva nuova e anche le differenze a livello di impatto ambientale, soprattutto che ci sono tra il progetto vecchio e il progetto nuovo. Questo diciamo che è più dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista politico, credo sia importante anche mandare un messaggio dell'importanza che ha questa trasversale, non solo per Satriano, ma per tutto il comprensorio e per tutta la Calabria, perché questa, come ben sappiamo tutti, è un'opera di cui si parla da oltre 60 anni, oltre 60 anni di parole, quindi io un po' mi innervosisco quando ancora oggi mi si viene a dire sì, però di questa trasversale dobbiamo parlare. No, non, di questa trasversale si è parlato per 60 anni senza fare mai nulla, adesso è il momento di fare, non di parlare. Quindi c'è necessità di fare questo scatto, di passare dalle parole ai fatti ed è quello che si farà settimana prossima con l'approvazione del progetto definitivo. È stato definito un disastro ambientale questo percorso di questa traversata delle Serre. Come mai, Sindaco? Allora, guardi, chi parla di disastro ambientale di questo percorso evidentemente non conosce le carte. Io ho fatto un po' un resoconto delle differenze che ci sono tra il progetto di cui tutti parlano del 2011 e questo attuale. Vi do solamente dei numeri. Allora, il tracciato preliminare, quello approvato nel 2011, aveva una lunghezza di 11 km. Quello attuale di 8 km, quindi sono 3 km in meno. Di quegli 11 km erano tutti completamente 11 km di nuova costruzione, mentre sugli 8 attuale 4 e mezzo sono di vecchia costruzione, quindi si interverrà ex novo su 3 km e mezzo, 4. Il progetto precedente aveva 5 gallerie artificiali per una lunghezza di 600 metri. Quello attuale c'ha una sola galleria di 190 metri. Prima c'erano 14 viadotti che attraversavano la vallata e l'Ancinale per una lunghezza di 3 km. Oggi ci sono solamente 3 viadotti per una lunghezza complessiva di 700 metri. Oltre a questo c'erano intere aree che venivano disboscate con il vecchio progetto e la strada attraversava addirittura 4 corsi d'acqua perché attraversava 2 volte il fiume Turriti, una volta l'Ancinale e una volta il Ficarazza, e in più attraversava anche 10 affluenti. Questo è il vecchio progetto del 2011. Il progetto nuovo attraversa solamente il fiume Turriti una sola volta e un piccolo affluente. Quindi chi parla di impatto ambientale di quest'opera o non sapeva cosa c'era prima, oppure lo sa e lo fa in maniera strumentale per bloccare ancora di più quest'opera che è ferma lì da 60 anni. Sindaco, sicuramente ci saranno molti imprenditori che non saranno contenti di questo tragitto, in quanto saranno pure buttati dalle opere già fatte, realizzate. Allora, per quanto riguarda l'imprenditoria in generale, quest'opera sicuramente darà grande risalto invece alle attività commerciali che abbiamo a Satriano Marina. Satriano Marina non è una strada di passeggio, diciamo, dove abbiamo le piccole boutique dove devi creare l'attrazione per poter andare, ma ci sono grosse attività commerciali che ad oggi intercettano un grande traffico e con la trasversale delle Serre ne incontreranno ancora di più perché potrebbero attingere anche a quel mercato, diciamo, del Tirreno che ad oggi non viene sulla costa ionica a spendere e a fare acquisti grossi di forniture. Noi sono queste le attività commerciali grosse che abbiamo nella Marina di Satriano. Poi ci può essere qualche caso specifico di qualche singolo imprenditore che potrebbe non essere contento del passaggio della strada perché magari gli tocca un pezzo di terreno, gli tocca un pezzo di proprietà, però bisogna cambiare questo metodo di ragionare.
dove per il singolo bisogna che, capita che tutta la comunità ne viene a perdere, che è quello un po' che è stato fatto nel corso degli anni, dove la politica non si è preoccupata di pensare alle prossime generazioni ogni volta che ha dovuto prendere una scelta, ma si è sempre preoccupata di pensare alle prossime elezioni. E questo metodo di ragionamento, questo modo di fare deve drasticamente cambiare in tutta la Calabria, perché non è più possibile vedere regioni del nord dove si fanno strade dalla sera alla mattina, dove non si va a bussare alla porta di chiunque a chiedere il permesso per fare una strada e poi lì vediamo lo sviluppo e tutto quello che sappiamo del divario tra nord e sud, mentre qui è da 60 anni che ci incartiamo nelle parole, nel cercare di non scontentare Tizio, di non scontentare Caio, perché dobbiamo avere quel ritorno politico elettorale della prossima elezione. Questo modo di ragionare è necessario che finisca subito, non solo per Satriano, ma in tutto il comprensorio, in tutta la Calabria e in tutto il sud Italia. Bisogna finalmente cambiare marcia e ragionare in maniera diversa. Sindaco, per collegarsi ai 90 comunque c'è bisogno di smembrare una montagna, si dice. No, assolutamente no, anzi, come ho detto poco fa, questa strada a livello ambientale impatta praticamente nulla rispetto al progetto precedente, non c'è nessuna montagna da smembrare, anzi questa era tra nella fase di assoggettabilità via la valutazione di impatto ambientale del vecchio progetto. Era stato detto proprio questo, che venivano interessate grandi aree boschive che andavano tutelate. Da qui il discorso di evitare quella costruzione dei 14 piloni, delle 5 gallerie. In quel modo si sventra una montagna con 5 gallerie, non con una galleria di 190 metri. Quindi assolutamente no. Dal punto di vista ambientale questa non sarà un'opera impattante come viene descritta. Avrà ovviamente un piccolo impatto, perché ovviamente non possiamo costruire le strade in aria, da qualche parte di queste strade devono poggiare, ma sicuramente non si può fare un paragone tra com'era stata pensata 10 anni fa questa strada e come è pensata adesso. Per chiudere, sindaco, voi sarete, diciamo, quelli che controllerete pure i lavori di questi tratti di strada, perché sappiamo pure come è messa e in che condizione la trasversale della serie da Gagliate a Porto Chiaravallo. Sì, ovviamente ci vorrà un occhio di riguardo, ovviamente noi non avremo potere di intervenire sulle modalità di lavoro dell'ANAS, che sicuramente saranno eccelse, perché alla fine stiamo parlando di una società che cura tutta la rete viaria nazionale, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Di certo non sarà un'opera che lasceremo abbandonata a se stesso, ma che sicuramente seguiremo passo per passo e che non vediamo l'ora finalmente che cominci veramente a mettersi il primo mattone. Le posizioni politiche sono diverse rispetto a questa problematica, diciamo, quel che è certo è che da parte di un numeroso gruppo di cittadini si solleva, diciamo, il problema sostanziale è che la Laganosa, cioè Satriano Marina, verrebbe tagliata fuori con questa nuova opera. Se muore la Laganosa, muore Satriano Marina. Sì, in parte è una considerazione che si può fare, ma bisogna partire secondo me dalla cosa che accomuna tutti. È il punto di partenza, ovvero che l'infrastruttura di cui si parla è e deve essere interpretata come un'opera strategica di cui il nostro territorio ha bisogno. Quindi nessuno, nonostante posizioni diverse su alcuni aspetti, è qua per dire no a quest'opera. Questa è una condizione di partenza, perché altrimenti si confondono e si rischia di fare dei ragionamenti semplicistici e banali. Quello che stiamo cercando di fare è invitare l'amministrazione, la maggioranza che guida Satriano in questo caso, a ragionare, a prendere un po' di tempo con l'ANAS, perché ci sono dei punti in cui evidentemente, secondo il nostro punto di vista, l'opera è migliorabile. Vice Sindaco, insomma, c'è questo approccio al dialogo, insomma, alla mediazione da parte dell'amministrazione? Assolutamente sì, l'incontro di oggi da me personalmente è stato anche voluto soprattutto per questo, perché per noi è un'opera strategica, un'opera importante ed è uno di quegli elementi del puzzle infrastrutturale che mancano alla nostra regione. Quindi se vogliamo parlare di sviluppo dobbiamo parlare anche di infrastrutture e di collegamenti che possano rendere fruibile il nostro territorio. L'incontro di oggi deve essere un incontro per aprirsi al territorio, anche se io all'epoca lo chiesi affinché venisse fatto in periodi precedenti, va bene anche farlo oggi, ma con la massima apertura e la massima focalizzazione sull'obiettivo che è fare la strada, ma soprattutto sull'ascolto totale della comunità e del territorio. L'ex sindaco Michele Drosi
era stato protagonista di varie interlocuzioni con l'ANAS, in particolare una progettazione che poi è stata sostituita. In itinere si era parlato anche di tante soluzioni alternative che preservassero la Laganosa, come ad esempio un semplice raddoppio del ponte sul Turrito. Come mai poi alla fine si è cambiato tutto? Ma non lo so, all'epoca abbiamo fatto diverse riunioni con l'ANAS, ma abbiamo anche discusso con la popolazione, con i portatori di interesse, e avevamo realizzato una sintesi approvata dal Consiglio Comunale all'unanimità, e abbiamo presentato quelle osservazioni e quella sintesi alla conferenza dei servizi. Parliamo del 2012, dopo 10 anni siamo in presenza di un altro progetto. Insomma, piuttosto che accelerare e trovare il modo di fare le opere, l'ANAS fa passare gli anni producendo progetti, insomma, senza alcun risultato. Il problema che si pone oggi è quello di sottolineare come c'è l'esigenza di discutere per capire quali proposte, quali integrazioni, quali sono le cose che non vanno in questa progettazione che l'ANAS ha presentato oggi, e quindi trovare anche oggi una sintesi con l'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto sentire l'esigenza di convocare prima, come pure era stato richiesto, riunioni, assemblee, incontri, perché è importante che il territorio si presenti unito davanti all'ANAS per ottenere il massimo di quello che si può ottenere nell'interesse della comunità, non nell'interesse di questo o di quello, ma nell'interesse della comunità. Si fa una grande opera pubblica che avrà un impatto, diciamo, su questi territori, è giusto che il territorio voglia discutere, voglia capire, insomma, e approfondire, e poi naturalmente trattare anche con l'ANAS per ottenere delle contropartite per il territorio, così come io ho fatto negli anni nei quali ero sindaco, ottenendo la realizzazione di una rotatoria nella Marina di Satriano e il completo rifacimento del curvone prima del direttivilo della Laganosa, insomma, oltre 1.100.000 euro, insomma, così si amministra nell'interesse della comunità, e questo noi chiederemo oggi.